Buongiorno, iniziamo con la seduta del Question Time. Si tratta di un'interrogazione che viene rivolta all'assessore Barberini. Chiarimenti sui tempi di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/12/2018 numero 12, disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria, legge di stabilità regionale 2019, avente ad oggetto importanti misure a favore del benessere degli animali d'affezione. Ricordo a tutti i colleghi, consiglieri e assessori di provare ad essere veramente nei tempi per evitare le solite problematiche legate appunto alla trasmissione sui social e sui media della registrazione. Grazie Presidente. Visti gli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale del 17 agosto del 2016 e alla legge regionale 30 marzo 2015 che hanno introdotto importanti disposizioni volte a rafforzare il concetto di benessere degli animali, visto l'articolo 6, comma 1 della legge regionale del 2018, la 12, che ha modificato ulteriormente il testo unico in materia di sanità e servizi sociali, che prevede che, norma approvata tra l'altro a dicembre da qualche mese, per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline, i comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corrispensione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tale modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro per promuovere l'adozione medesima. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma. Visto l'articolo 6, la Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microcippatura e la sterilizzazione, ai cani e gatti di proprietà di soggetti in situazioni di svantaggio economico e di persone disabili e ai cani e gatti impiegati. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma. Quindi io interrogo, visto tra l'altro le misure partivano con circa 25.000 euro di impegno messa a bilancio, tutto ciò premesso e considerato, interrogo la Giunta regionale per conoscere i tempi di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, la numero 12, avente ad oggetto importante misure a favore del benessere degli animali d'affezione. Grazie consigliere, prego assessore Barberini. La Giunta regionale e gli uffici hanno dato attuazione a questa norma inserita nella legge finanziaria regionale, hanno già iniziato a... Troppo alto io, vabbè. E hanno iniziato a lavorare per cercare di dare attuazione a questa norma regionale inserita appunto nella legge finanziaria. Sono stati avviati incontri con i comuni, con l'ANCI, con l'Associazione dei Comuni, con le nostre aziende territoriali che sono aziende competenti in materia e con gli ordini professionali dei veterinari. L'idea e sulla base del lavoro che deve essere portato avanti è che l'atto per cercare appunto di dare attuazione a questa norma potrebbe essere concluso entro il primo semestre del 2019. Nel frattempo questa disposizione regionale si è anche sovrapposta con un'ulteriore iniziativa che era invece già inserita nel piano della regionale della prevenzione, che prevedeva appunto una campagna di promozione per favorire la microcippatura dei cani. Dei cani a titolo gratuito, ma aveva un orizzonte temporale ben delimitato, e quindi quella che faremo per la prevenzione verrà realizzata nei prossimi mesi. Mentre esaurirà il suo scopo nei due mesi programmati, mentre questa che è inserita nella legge di stabilità verrà avviata a partire dal giugno del 2019
e verrà invece stabilmente introdotta all'interno del nostro ordinamento, anche perché ha una finalità ben precisa, e cioè sostanzialmente favorire per l'adozione, la microcippatura e un sostegno nelle spese veterinarie a soggetti più fragili rispetto agli altri. Erano le finalità che erano state introdotte nella norma regionale. Quindi ribadisco, entro il 30 giugno del 2019 si avvierà anche questo percorso con l'attuazione vera e propria in tutto il territorio regionale. Assessore Barberini, prego il consigliere Squarta. Sì, ringrazio l'assessore, è un'ottima notizia, questa credo che sia una legge che abbia anche dei risvolti sociali molto importanti, perché sappiamo l'importanza del ruolo degli animali di affezione soprattutto nelle persone più fragili, e soprattutto anche un risparmio nelle casse pubbliche, perché sappiamo quanto i comuni spendono appunto per mantenere i canili e i gattili. Quindi credo questa sia la direzione giusta e noi continueremo a vigilare affinché quello che lei ha detto questa mattina venga adempiuto nei tempi appunto appena citati da lei. Grazie. Grazie consigliere Squarta. Passiamo alla seconda interrogazione, rivolta sempre all'assessore Barberini da parte questa volta del consigliere Smacchi. Ambulatori per le non emergenze e ambulatori pediatrici per i codici bianchi. Prego consigliere Smacchi. Sì, grazie presidente, buongiorno ai colleghi, buongiorno all'assessore Barberini. Questa interrogazione nasce per tutta una serie di problematiche che all'interno dei nostri pronti soccorsi purtroppo si verificano ormai da tempo, in relazione in particolare a quei casi di non urgenza, quei casi che sono considerati circa il 10% delle persone che si recano all'interno dei pronto soccorsi, considerati per ora ancora codici bianchi, poi da quello che ho capito si passerà probabilmente in futuro anche ad una catalogazione numerica. Cioè si tratta di prestazioni a bassa priorità, prestazioni che non rientrano tra quelle appunto urgenti, che dovrebbero essere prese in considerazione dal pronto soccorso. Ora, con una delibera del 27 luglio 2017 c'è stato un accordo integrativo che la nostra regione ha sottoscritto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali al fine di costituire dei modelli organizzativi innovativi che sono denominati aggregazioni funzionali territoriali. Si tratta di ambulatori che in qualche modo saranno presidiati da medici e pediatri, e ne sono previsti circa 20 nell'ASL Umbria 1 e 16 nell'ASL Umbria 2. Comunque ambulatori immobili al di fuori dei nostri ospedali. Dico questo perché nella speranza, e l'obiettivo è questo anche da parte dell'assessorato, di ridurre gli accessi inappropriati e quindi far sì che chi si reca al pronto soccorso in qualche modo non debba aspettare tantissimo tempo, in particolare nei casi di codici bianchi, e nella speranza che questo anche a livello culturale si verifichi dal punto di vista anche di un'integrazione vera tra territorio ed ospedale, ad oggi purtroppo, sia perché in alcuni casi queste aggregazioni funzionali territoriali non sono ancora partite, sia perché soprattutto nei fine settimana e nei pomeriggi, per quanto riguarda il venerdì nei casi pediatrici, ci si reca ancora in maniera diretta al pronto soccorso, file e lunghe attese permangono. Da qui la proposta che in qualche modo è stata già portata avanti da alcune regioni del nostro paese, di unire accanto alle aggregazioni funzionali territoriali anche dei ambulatori aggiunti che di fatto dovrebbero evitare il sovraffollamento e gestire direttamente i casi meno gravi. E questo lo diciamo sia per quanto riguarda gli adulti, sia per quanto riguarda i nostri bambini.
Durante le audizioni che abbiamo fatto in prima commissione, il dottor Duca ci ha ricordato che c'è già un esperimento che è partito da parte del dottor Groff, che è il direttore del pronto soccorso del Santa Maria, il quale ha previsto un ambulatorio pomeridiano appunto per i casi non gravi e che sta avendo successo. Ecco, volevamo capire da lei, assessore, qual è il suo punto di vista, qual è la fotografia che l'assessorato ha, anche al fine di capire se questa integrazione tra ambulatori pomeridiani o non pomeridiani all'interno degli ospedali e aggregazioni funzionali territoriali può essere un'idea su cui lavorare. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Barberini. Sì, la questione posta nell'interrogazione è una questione assolutamente attualità, nel senso che sappiamo bene come in questo momento una delle maggiori criticità del sistema, dei sistemi sanitari regionali, sia rappresentata proprio dalla affluenza nel pronto soccorso dei presidi ospedalieri, un'affluenza in alcuni aspetti incontrollata anche e probabilmente non del tutto adeguata alle effettive necessità dei cittadini, nel senso che si recano ai pronti soccorso anche situazioni la cui risposta di assistenza sanitaria può essere superata e può essere data, garantita attraverso altre forme, lasciando al pronto soccorso quella che è la fase acuta, la fase complessa di criticità, nella classica definizione dei codici, anche se è in corso, come già lei ha detto, questa modifica numerica. Nella sostanza, noi come abbiamo voluto superare questa situazione di difficoltà? Lo abbiamo voluto fare dando attuazione alla legge Balduzzi, che prevedeva quindi un potenziamento dei servizi sul territorio, e tra le prime regioni in questo Paese abbiamo avviato con un accordo con i medici di medicina generale. Scusate però capite, è veramente complicato rispondere e col controcanto sotto. Detto questo, dobbiamo dare una risposta in qualche modo attraverso le aggregazioni funzionali territoriali che sono partite all'interno della nostra regione, e precisamente 20 nella ASL numero 1 e 16 all'interno della ASL numero 2. Sono aggregazioni funzionali che sono composte per territoriali appunto da grosso modo 20 medici medicina generale, con una collaborazione sempre più puntuale e stringente con i medici di continuità assistenziale, l'ex guardia medica, di fatto anche con un potenziamento dell'orario sia dei medici di medicina generale sia potenziamento soprattutto dei medici di continuità assistenziale. Di fatto questo garantirebbe una sorta di apertura dell'ambulatorio a rotazione tra i medici di medicina generale, di fatto che andrebbero a coprire tutte le ore, diciamo, nella pausa pranzo, le ore del sabato mattina e nel prefestivo dalle 8 praticamente, dalle 8 alle 14, e nel momento in cui insomma le altre orari sono coperti attraverso i medici di medicina generale o il medico di continuità assistenziale. Quindi di fatto c'è una sorta di garanzia di copertura di H24 in tutte le giornate. L'obiettivo è ovviamente quello di dare una risposta attraverso queste aggregazioni funzionali territoriali e non richiedere non dire al cittadino sostanzialmente di, per risposte blande, risponde tenui, possono in qualche modo rivolgersi a queste aggregazioni anziché ai pronti soccorso. Una diversa articolazione, per la verità, è anche oggetto di studio e di valutazione. È chiaro che tanti modelli non possono essere portati avanti. Noi pensiamo che questo, l'aggregazione funzionali, anche perché tra l'altro di fatto è entrato a regime solo da alcuni mesi, sia una risposta assolutamente pregevole e di qualità.
perché dà una risposta alternativa ai bisogni del cittadino. Quindi le cose complicate, difficili, acute vanno al pronto soccorso, le cose più semplici in queste aggregazioni funzionali territoriali, dove nell'arco di tutti i giorni, nell'arco delle 24 ore c'è la presenza fisica sostanzialmente di un medico che può dare queste risposte. Una diversa articolazione, per la verità, è già stata affrontata anche da altre regioni, ma segnalo che per esempio la possibilità di aprire ambulatori delle non urgenza all'interno degli ospedali è stata prevista ad esempio da ultimo anche dalla legge regionale numero 66 del dicembre 2018 nella regione Umbria. Tant'è che questa legge è stata impugnata oggi dal governo nazionale di fronte a un giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, proprio perché materia in qualche modo riveste una competenza riservata ai sensi dell'articolo 17 secondo comma della Costituzione italiana, è proprio riservata allo Stato, proprio perché di fatto riconducibile alla contrattazione collettiva. Altra soluzione di particolare interesse è quella delle piccole emergenze pediatriche. Su quello stiamo lavorando perché è in corso una trattativa decentrata tra la parte pubblica e l'organizzazione sindacale dei medici pediatri, la FIM, proprio per provare a di fatto organizzare una sorta di articolazione di struttura simile alle aggregazioni funzionali territoriali. Anche questo che cosa permetterebbe? Permetterebbe di avere risposte proprio riservate all'età pediatrica attraverso il coinvolgimento sostanzialmente dei pediatri, con una presenza più articolata e maggiormente efficace sul territorio, evitando sostanzialmente l'accesso inappropriato ai pronti soccorsi anche per le attività pediatriche. Altro ragionamento è quello che stiamo facendo, e arrivo alla conclusione, Presidente, l'altro ragionamento che stiamo facendo è quello che stiamo provando ad un potenziamento delle attività all'interno dei pronti soccorsi, nei termini ad esempio che è stato rappresentato anche dal dottor Duca, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, che ha rappresentato questa sperimentazione. C'è una preoccupazione, e non lo nascondo, la preoccupazione è rappresentata dal fatto che i medici pediatri in questo paese purtroppo mancano, ne mancano tantissimi, e diventa difficile aumentare l'offerta, diventa difficile dare una risposta ancora più forte. Proprio ad esempio le ultime procedure di selezione che sono state fatte nella ASL 1 e nella ASL 2 della nostra regione, nella ASL 2 zero domande, nella ASL 1 abbiamo avuto solo una domanda. Questo solo per far capire che il tema è quella di una carente programmazione che è stata fatta in questo paese sul versante delle specializzazioni, e in particolare su alcune specializzazioni, e la pediatria è una di quelle. Però mi sembra di poter dire che questo modello che stiamo applicando di AFT, medici di medicina generale, e di organizzazione che vede il coinvolgimento dei pediatri libera scelta potrebbe essere una risposta assolutamente positiva. Grazie Assessore, le abbiamo concesso un po' di tempo in più, ma la materia ci sembrava particolarmente interessante. Sì, prego, l'argomento meritava, Smacchi. Presidente, io ringrazio l'Assessore per l'articolata risposta. L'unico dubbio che ho, Assessore, rispetto anche al quadro che lei ci ha raffigurato, riguarda i tempi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di attivare, soprattutto in alcune zone, queste aggregazioni funzionali territoriali. Come sa, in alcuni comuni sono partite, in altri no, e si pensa che potrebbero partire nel giro di 1-2 anni. Quindi nel frattempo dovremmo comunque gestire una situazione. Che ricordo per quanto riguarda la sanità umbra è molto buona per quanto riguarda i codici verdi, i quali in media aspettano e attendono nei pronti soccorsi dai 60 agli 80 minuti, i codici gialli per i quali la prestazione avviene in meno di 30 minuti, i codici rossi chiaramente sono immediati, mentre i codici bianchi purtroppo non abbiamo neanche una statistica perché i tempi sono indeterminati. Ricordo ai colleghi, per avere un quadro, che solo nel pronto soccorso
soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ci sono circa 45.000 accessi all'anno, questo significa circa 125 accessi al giorno di media, e questo significa che il 10% di questi accessi potrebbe essere dirottato in queste aggregazioni territoriali o ambulatori aggiunti. Ricordo infine, per concludere, che c'è un altro nodo rispetto al quale, assessore, dobbiamo essere particolarmente efficaci, che è la fase dei pre-recovery, che è una fase che di fatto blocca l'attività. Cioè, quando una persona rimane bloccata al pronto soccorso in attesa di un posto letto nel reparto di degenza, di fatto causa notevoli disagi a tutti gli altri pazienti, perché sottrae assistenza agli altri pazienti, appunto. Grazie.